In questo decimo incontro tratteremo specificamente delle strutture armoniche più elementari, rappresentate dagli accordi di tre suoni o triadi, dal greco trias, triados, ossia complesso o insieme di tre numeri. Tali accordi derivano dalla sovrapposizione di due intervalli armonici di terza nelle quattro combinazioni possibili, ricavabili dalle mescolanze di terza maggiore e terza minore, la cui risultante verticale è sempre compresa in un intervallo armonico di quinta, giusta nei primi due casi, diminuita nel terzo ed eccedente nel quarto, come mostra lo schema seguente. Se il termine triade definisce quantitativamente tali strutture armoniche, la denominazione di accordo di quinta le definisce qualitativamente, in modo tale che le quattro combinazioni possano essere suddivise in quattro diverse specie e classificate conseguentemente. Tuttavia, per conciliare e fondere le attribuzioni quantitative e qualitative, useremo per le quattro specie le denominazioni di triade maggiore, prima specie, triade minore, seconda specie, triade diminuita, terza specie, e triade eccedente, quarta specie. Le quattro specie triadiche sono tutte riscontrabili, oltre che realizzabili, sui gradi della scala minore, grazie al concetto di scala armonica, settimo grado alterato, proprio del modo minore. L'equilibrio fra le prime tre specie viene meno nel modo maggiore a favore delle prime due, mentre non è presente la quarta, come mostra il successivo esempio che si riferisce alla tonalità di Do maggiore, relativa maggiore della tonalità impiegata nell'esempio precedente. Se tuttavia il modo minore si considera nella sua accezione melodica, ascendente, sesto e settimo grado alterati, maggiori diventano le sue possibilità triadiche, così come mostra l'esemplificazione successiva. Ma considerando soltanto i primi due esempi, la distribuzione delle triadi sui gradi delle scale dei due modi risulta essere la seguente. Prima specie nel modo maggiore sul primo, quarto e quinto grado, nel modo minore sul quinto e sul sesto. Seconda specie nel modo maggiore sul secondo, terzo e sesto grado, nel modo minore sul primo e sul quarto. Terza specie nel modo maggiore sul settimo grado, nel modo minore sul secondo e sul settimo. Quarta specie nel modo maggiore assente, nel modo minore sul terzo grado. Mentre le prime due specie appartengono al concetto di armonia consonante, la terza e la quarta rientrano nel vasto quadro dell'armonia dissonante. Ed in tale contesto trova più spazio la loro applicazione pratica. Operando una breve digressione, dobbiamo osservare come i due termini, consonanza e dissonanza, indichino rispettivamente le qualità e le caratteristiche gradevoli e piacevoli o sgradevoli e spiacevoli di una intervallazione armonica o di un accordo, in base ad una sensazione oggettiva all'ascolto, di riposo e sollievo o di fastidio e disagio. Teoricamente, la loro classificazione tende a rispecchiare le sensazioni, nel senso che se una consonanza può essere emessa direttamente, la dissonanza, come vedremo fra breve, ha bisogno fondamentalmente di essere preparata e poi risolta. Tuttavia, nel corso di secoli di letteratura musicale, anche tali concetti hanno subito una certa evoluzione, dalla rigidità del contrappunto severo,
dal Rinascimento al periodo barocco, alle aperture verso alcune dissonanze avulse dalla preparazione da Bach in poi, dal cromatismo tardo-romantico fino alla completa emancipazione della dissonanza dal primo Novecento fino ai nostri giorni. Tornando alle triadi, in ogni caso, la loro distribuzione sui vari gradi delle scale maggiori e minori non condiziona ovviamente la relativa armonizzazione dei gradi stesso. E del resto, i rivolti delle triadi aumentano le possibilità armoniche dei gradi, anche se talune finiscono col risultare puramente teoriche. Consideriamo ora appunto i rivolti delle triadi. Le loro componenti si denominano semplicemente verticalmente fondamentale, terza e quinta. 3 e 5 sono infatti i numeri che indicano tutti gli accordi triadici su un qualsiasi basso che funga da fondamentale alla triade stessa. Per tale indicazione è sufficiente anche il solo numero 3 o il solo numero 5. Lo stato di rivolto triadico si verifica nel momento in cui si pongono al basso rispettivamente la terza, primo rivolto, e la quinta, secondo rivolto. Nel primo rivolto il rapporto fra il basso e la fondamentale è compreso nell'intervallo armonico di sesta, in quanto rivolto del rapporto di terza fra la fondamentale e la terza della triade. Sesta maggiore per la triade minore diminuita, minore per la triade maggiore ed eccedente. Il rapporto fra il basso e la quinta è invece compreso nell'intervallo armonico di terza, maggiore per la triade minore e aumentata, minore per la triade maggiore e diminuita. Nel secondo rivolto il rapporto fra il basso e la fondamentale è compreso nell'intervallo armonico di quarta, in quanto rivolto del rapporto di quinta fra la fondamentale e la quinta della triade. Quarta giusta per la triade maggiore e minore, eccedente per la triade diminuita, è diminuita per la triade eccedente. Il rapporto fra il basso e la terza è invece compresso nell'intervallo armonico di sesta, maggiore per la triade maggiore ed eccedente, minore per la triade minore e diminuita. Così, 6 e 3 sono i numeri che indicano su un qualsiasi basso lo stato di primo rivolto triadico o accordo di sesta e terza. Tuttavia, può essere sufficiente il solo numero 6. 4 e 6 sono invece i numeri che indicano lo stato di secondo rivolto triadico o accordo di quarta e sesta. Il tutto è sintetizzato nell'esempio susseguente, nel quale sono indicate fra parentesi le alterazioni relative alle varie specie triadiche che possono verificarsi sul primo grado di una tonalità maggiore o minore, stato fondamentale, sul terzo primo rivolto e sul quinto grado secondo rivolto. Nelle strutture a quattro parti, l'armonia triadica necessita del raddoppio di una delle sue componenti accordali. La tradizionale impraticabilità del raddoppio della terza deriva dalla subordinazione ai più logici raddoppi della fondamentale e della quinta, anche nella loro veste di secondo e terzo armonico. Allo stato fondamentale, il raddoppio appunto della fondamentale e quindi dell'ottava è certamente preferibile anche ad un eventuale raddoppio della quinta. Al primo rivolto il miglior raddoppio è sempre quello della fondamentale, anche se non è del tutto impraticabile quello della terza, giacché la terza è al basso. Poco consigliabile il raddoppio della quinta, anche perché il rapporto di terza con il basso. Al secondo rivolto il raddoppio più indicato è certamente quello del basso, cioè della quinta dell'accordo, per gli attributi di instabilità armonica di tale accordo. Instabilità che del resto ne limita notevolmente l'uso, riducendo in pratica l'accordo di quarta e sesta ad un semplice corollario di una triade la cui fondamentale sia la medesima del secondo rivolto. L'esempio susseguente mostra i tre diversi stati delle triadi. Gli accordi triadici realizzati a quattro parti sono stati esposti in una posizione cosiddetta lata, che consente nello specifico di poter inserire tra le parti stesse altri suoni dello stesso accordo. L'impossibilità di tale operazione definisce stretta la posizione dello stesso accordo.
Aggiungiamo inoltre che allo stato fondamentale le posizioni dell'accordo assumono anche le attribuzioni di prima, nel caso in cui la fondamentale si collochi nel suo raddoppio sulla parte più acuta, di seconda, con la terza dell'accordo collocata in tale parte, e di terza posizione, quando è la quinta a posizionarsi appunto sulla parte più acuta. Abbiamo nelle esemplificazioni iniziali collocato le triadi sui gradi delle scale maggiori e minori, unicamente per una finalità puramente espositiva. È chiaro che i gradi abbisognano di un'armonizzazione specifica che a livello triadico utilizza sia lo stato fondamentale sia il primo rivolto. Ne esponiamo di seguito una possibile versione riferita alla scala ascendente e discendente, valida sia per il modo maggiore sia per il modo minore, pur considerando la fine a se stessa nell'ampio contesto armonico che necessariamente deve avvalersi di una maggiore complessità strutturale. L'esempio è realizzato nelle tonalità di Do maggiore e di Do minore. Le alterazioni proprie della tonalità minore sono riportate eccezionalmente fra parentesi e non in chiave. Possiamo rilevare una certa difficoltà o macchinosità in tale armonizzazione, per quanto concerne i movimenti dinamici, evidenziabile nell'uso dell'unisono sul sesto e primo grado, in alcuni inevitabili raddoppi di terza e nel moto melodico di quinta diminuita nella seconda delle quattro parti fra il quarto e il quinto grado. Rileviamo altresì come sul secondo grado, sia ascendente sia discendente, sia stato utilizzato il primo rivolto della triade di quinta diminuita e, come nel modo minore, la triade sulla dominante e il suo rivolto sulla sensibile risultino maggiori, con l'alterazione appunto del settimo grado. Fin qui per le triadi. Nella prossima conversazione tratteremo degli accordi di settima.